facciamo sentire il ciao più forte di tutta la nostra tournée. Durante la festa di ottobre alcuni volontari raccolsero 1900 euro donati dai commercianti di Ginosa, soldi che sarebbero stati utilizzati per pagare la parte civile della festa, precisamente lunedì sera, dove si esibirono alcuni gruppi musicali locali. L'amministrazione comunale, dopo una serie di dibattiti con le confraternite, contrarie all'esecuzione della parte civile ma favorevoli solo a quella religiosa, decise di pagare tutte le spese, dalle luci ai fuochi al palco. Questi soldi, rimasti inutilizzati, sono stati impiegati per acquistare alcune giostrine in piazza 4 novembre, che sono state inaugurate e benedette stamattina da padre Luigi Colleoni. Abbiamo intervistato i promotori dell'iniziativa, ascoltiamoli. Siamo con i ragazzi che hanno raccolto i fondi per acquistare queste bellissime giostrine. Salvatore. Sì, buongiorno. Come dicevo prima, all'altra intervista, voglio ringraziare molto l'amministrazione comunale, i commercianti che hanno aderito per l'acquisto di queste bellissime giostrine e naturalmente mia moglie e gli amici che si sono prodigati per la buona riuscita. E volevo dire, dal ricavato che abbiamo fatto, abbiamo anche dato un contributo alla casa Resistere Insieme di Carlo Leobardi per i bambini disagiati, dove già mi diceva il signor Leobardi che già quei soldi sono già stati predisposti per un computer per i bambini. Niente che dire di più, questa cosa nacque con Vincenzo e mia moglie sulla spiaggia a Ginosa Marina quest'estate, non ci credevamo di riuscirci a farlo, ce l'abbiamo fatta, sono contentissimo e ben venga altre manifestazioni a scopo benefico. Ok, Enzo, quanto orgoglio c'è nel vedere il sorriso dei bambini? Beh, è una cosa molto bella, noi abbiamo dato il nostro contributo musicale, è stata una serata fantastica, ho dei bellissimi ricordi nella mia cittadina, tra l'altro la gente ha risposto molto bene, poi vedere questi bambini giocare è veramente molto molto bello, della nostra band fa parte anche un bimbo, e quindi voglio dire un piccolo campione, quindi grande orgoglio e grande soddisfazione. Gianni, quando andavate in giro dai commercianti cosa dicevate? Noi abbiamo innanzitutto detto che il raccolto doveva essere principalmente a scopo benefico e molti commercianti, devo essere sincero, hanno detto se per beneficenza sì, altrimenti noi non cacciamo un centesimo, quindi un po' di malcontento per gli anni passati c'è stato. Noi, come dice spesso Enzo, e lo ribadisco, non vogliamo creare polemiche, però abbiamo dimostrato che con molto, ma molto poco, e un po' di buona volontà ce la possiamo fare. Bravo. Allora, l'unica donna, come hai fatto a trasportare tutti questi uomini? Senti, con un po' di buona volontà si trasporta loro e si trasportano anche gli altri insieme, se si vuole si può. Cioè, l'importante è essere coscienti, consapevoli, contenti. Come diceva una famosa canzone, si può dare? Di più. Allora, siamo con dei piccoli amici che stanno provando la nuova giostrina. Nome? Come ti chiami? Luigi. Alessandra. Giuliana. Marivita. Rosalba. Agostino. Nome? Francesco. Filippo. Allora, Agostino, vi state divertendo? Sì. Tu? Sì. Tu? Sì. Volete altre giostrine? Sì. Sì. E che giostrine volete? Altre giostrine, quali? Altaltalene. Sindaco, stiamo inaugurando questa mattina le nuove giostrine e noi ci siamo seduti sopra. Sì, diciamo che abbiamo fatto due cose insieme. Abbiamo inaugurato quelle che c'erano perché per la voglia di metterle a disposizione della comunità non facemmo nessuna inaugurazione e così via. Oggi le andiamo ad integrare e la cosa bella è proprio che lo facciamo attraverso questa sinergia amministrazione comunale, commercianti, persone di buona volontà. Io penso che il segreto sta proprio lì, noi riusciamo a costruire una città migliore, una città a misura di bambino, sempre, solo e soltanto quando istituzioni e cittadini parlano la stessa lingua. Queste giostrine, queste cose messe a disposizione in maniera molto semplice dei nostri bambini possono continuare ad avere l'utilizzo soltanto se noi stessi li rispettiamo. Quindi dobbiamo maturare tutti questa consapevolezza. Oggi io voglio ringraziare anche
i cittadini che hanno, si sono prodigati per creare queste condizioni, quando hanno prospettato a me l'idea di realizzare una serata insieme durante le feste patronali e poi raccogliere anche diciamo dei contributi da parte dei commercianti per arricchire la nostra comunità, io sono stato ben felice di dare la disponibilità personale ma soprattutto anche quella istituzionale del comune contribuendo alla realizzazione della manifestazione e dell'iniziativa. In questa maniera abbiamo la possibilità veramente di rendere la nostra città sempre più bella. Noi abbiamo realizzato insieme con i promotori, abbiamo realizzato una serata insieme, quella durante le feste patronali. Loro si sono prodigati di raccogliere delle risorse da parte di alcuni commercianti, queste risorse non potevano essere utilizzate per quella sera, avendo il comune già coperto tutti i costi per l'organizzazione della serata, e decidiamo insieme di arricchire la nostra comunità attraverso appunto queste giostrine. C'era un'altra opportunità che era quella di dare alla comunità Resistere, una comunità che si occupa di bambini, qui si balla, peggio di stare in alto mare, una comunità di bambini, anche a loro un'offerta. Quindi io penso i bambini al centro dell'attenzione è la cosa principale. Ok, grazie. Scendiamo dalla nave. Salvatore, siamo con un altro gruppo che hanno contribuito alla sera delle feste, i Modi Nostri. Parlaci un po'. Sì, come dicevo prima, devo ringraziare molto tutti quelli che hanno aderito per quella sera. Qui c'è un altro gruppo favoloso, i Modi Nostri. Gli facciamo dire il nome. Mimmo. Pino. Angelo. Okay. Che hanno contribuito alla grande, come dicevo prima, senza nessun costo, non hanno preso nulla anche loro, sono stati bravissimi e non so che dire più, grazie di cuore. Allora, avete raccolto dei soldi, no? Sono state comprate delle giostrine per i bambini, quanta emozione c'è? Parecchia, vedere tutti questi bambini che giocano qua è una cosa bella, dai. Ci porterete i vostri figli? Ormai tuo figlio è grande. E magari i nipoti in futuro. Mia nipote, sicuramente. Ok. Comunque, ripeto, grazie di nuovo anche a loro, perché sono stati dei grandi e non è da tutti. Grazie di nuovo. Non ho il colore.